Grande successo al Teatro Le Laudi di Firenze del Borghese Gentiluomo, della compagnia Namaste Teatro. Adattamento da Molière per la regia di Stefano Tamburini. Lo spettacolo, afferma il regista, racconta la storia di un'aspirazione a essere altro da quello che siamo. Dimostrare un volto che non corrisponde alla nostra faccia. Giordani, il protagonista immaginato a Firenze, non è consapevole di quello che sta facendo. Vuole e vede solo un possibile miglioramento. Ho pensato di trasportare tutta la storia a Firenze, convinto che un Giordani sopravviva spesso nelle nostre aspirazioni, conclude il regista. Sul palco Michele Fabri, Rita Serafini, Valeria Vitti, Alessandra Morgantini, Andrea Nardi, Barbara Danzè, Fabio Cabras e Lorenzo Bittini. Ci è piaciuto fare questa lettura che Stefano Tamburini ci ha proposto. Borghese Gentiluomo ovviamente di Molière è un classico. Peppe Parra, almeno qui in Italia, l'ha fatto con l'amato Peppe Parra, grandissimo. Straordinario, l'ha collocato in una Napoli barocca e l'ha fatto napoletano, Tosca e Venturiello l'hanno ambientato a Roma, il romanesco. Quindi, visto che il testo originale in francese ha diversi registri linguistici, cioè il borghese parla in un certo modo, i servi in un altro, i nobili in un altro, la traduzione, per così dire, in fiorentino ha permesso di rendere più naturale questo testo. Che storie noi viviamo! C'è l'invidia di te e a tutti lo offriamo.